Il prossimo relatore è una persona di cui ho una grandissima stima, è un amico. Alessandro Ronca, abbiamo già avuto modo di confrontarci, di fare dei simposi insieme. Ci ha ospitato al suo parco per l'energia rinnovabile che ha in Umbria, un posto bellissimo che vi consiglio di andare a visitare il prima possibile. E lui sta realizzando in pratica, insieme a tanti altri come abbiamo visto prima, quello di cui noi parliamo e cerchiamo di portare a livello di comunicazione, a livello di cultura. Quindi è veramente con un immenso piacere che chiamo qui il mio amico Alessandro Ronca sul palco. Grazie. Grazie. Io vi vorrei parlare di alcune cose, e una in particolare, cioè, secondo voi, di che cosa ha bisogno l'uomo per vivere? Vorrei anche sentirle. Felicità, aria, acqua, libertà. Certo, sono tante le cose. Io ho lavorato tantissimo per cercare di ridurre quanto più possibile a dei concetti di base e sono arrivato, avete detto giustamente, al cibo, l'energia e dulcis in fundo la spiritualità, dove chiaramente il cibo e l'energia fa parte delle energie fisiche di cui abbiamo normalmente bisogno, mentre la spiritualità ci ricarica personalmente, l'energia dell'anima. Queste energie, se noi andiamo un po' a essere semplicemente attenti, cerchiamo di vedere come sono distribuite. Beh, normalmente chi abbonda di energia nutritiva e tecnologica, normalmente, ahimè, è carente di quella spirituale. O, caso abbastanza emblematico, i Masai hanno una grande carica interiore spirituale, ma di quelle altre cose, diciamo, hanno il minimo indispensabile. Beh, io qua stasera sono a testimoniare il fatto di essere proprio un anello, una catena di congiunzione, un po' come se fossi un ominide a metà tra la scimmia e l'essere umano. E non certo perché sia particolarmente equilibrato, certo, questo sicuramente non lo sono. Chi un po' mi conosce magari lo sa, ma io ho vissuto nel pieno degli squilibri, ma assolutamente. Pensate a come io ottenevo l'energia che abbiamo visto prima. Come facevo? Beh, lavoravo. Lavoravo senza sosta, ininterrottamente, pensando che anche lavorare fosse l'unica cosa che contasse. E ottenevo un mucchio di cose, ma tantissime cose. Questo non è un fotomontaggio, ma è una minima parte di quello che io ho posseduto e ho acquistato nella mia vita. Autovetture 32, motociclette 22, computer 30 partendo dal mitico M24, cellulare 45 perché trovando e coltando in giro tutti i caricabatterie rimasti in casa dal 1991, io avevo un Motorola che era grande come un mattone da costruzione. In fumo, beh, questo anche sono un campione, 6.800 pacchetti. Quindi avevo un problema. Ho un problema. Abbiamo dei problemi. Ho il vizio del consumo. E questo fa di me, ovviamente, che cosa? Un supereroe del consumo. Eccomi qua. Mi piacciono? Avevo quasi dei superpoteri, non so, chi conosce i fumetti della Marvel magari li sa, è un campione di ciò che il sistema che abbiamo visto prima desidera e alimenta e incita costantemente nell'essere così perché è fondamentale per non far fermare le cose. Beh, quindi cosa contava per me? Essere costantemente occupato, costantemente come un criceto, che corre ininterrottamente sulla sua gabbietta, l'avete visti, no? Tutti abbiamo desiderato da piccolo avere un criceto, e cammina, e corre, cioè pensando di soddisfare quei bisogni che in realtà sono continui e sono interrotti, non si possono mai, non possono mai finire. Beh, questi poteri
da supereroe, ovviamente hanno generato non pochi problemi. Cioè io sono, ahimè, uno dei più grandi contributori, adesso perché conosco la mia storia, non conosco quella di tutte le persone, ma sicuramente ho fatto la mia parte, del riscaldamento climatico globale, cioè quello che è uno dei problemi, ahimè, più annosi del nostro tempo. Così, a un certo punto, mi sono reso conto che come potevo uscire da questo turbine, perché a un certo punto è successo qualche cosa che ho cominciato a riflettere, perché sembra c'era qualcosa, noi tutti abbiamo qualche cosa nel nostro animo che ci dà fastidio, magari siamo contenti, siamo felici, però non sappiamo esattamente che cos'è. Beh, io ho cominciato a cercare di lavorare su questa cosa e cercare a capire come poter usare questi superpoteri, che voglio dire, avete visto quali cose hanno generato, in qualche cosa di diverso. Quindi, non so se vi ricordate Karate Kid, no? Come nelle arti marziali ho cominciato a pensare come poter sfruttare questo enorme potere che io avevo a favore di un cambiamento, cioè senza avere una forza, senza poter combattere il sistema, ma semplicemente, avete visto come si fa, la grande potenza che ti viene contro, tu cerchi di contrastarla con un'azione, con un movimento, con la tua intelligenza più che con la tua forza. E questo è quello che ho cercato quindi di fare. Perché? Perché normalmente non sto qui, perché già tutti chi mi ha preceduto ha ampiamente stabilito qual è il problema, no? Che il problema è il denaro. E quindi ovviamente il denaro è il mezzo per procurarsi tutte quelle energie che abbiamo detto di cui noi abbiamo bisogno. Quindi lavoriamo, ma che cosa succederebbe se non solo io, ma tutti noi supereroi del consumo, cercassimo di produrre e di realizzare cose che invece che diventare dei bisogni di denaro, fossero cose che ne riducono direttamente l'esigenza. Cioè pensate, è una cosa semplicissima, invece di... Io ho pensato sempre, ma come posso fare i soldi, come posso fare i soldi, come posso fare... In realtà invece sfruttare queste capacità per ridurne l'esigenza. Beh, io ci credo, penso, se voi siete qua anche voi ci credete, sicuramente sarebbe un mondo nuovo, sicuramente anche diverso, consentitemi, migliore. E che cosa? E quindi potremmo dedicare, come si dice Silvano, che ovviamente dopo che l'ha detto Silvano è assolutamente, come lo dice lui poi, è assolutamente coinvolgente, cambiare conservando una grande quantità di tempo, invece che per lavorare come ho sempre fatto io, invece per migliorare le nostre interiorità, le passioni, la natura, insomma vivere la nostra vita, viverla. E quindi è sempre una questione di efficienza. Ma come arrivare a questo risultato praticamente? Quindi dobbiamo ridurre in qualche maniera qualche cosa l'esigenza del denaro, però non vogliamo stare scomodi. Questa è una cosa che a me è sempre stata a cuore. Cioè il fatto che la mia riduzione non avesse una causa negativa. Cioè non voglio andare a vivere al freddo, non voglio stare sopra una tavola di legno al posto di un letto. Mi piacciono le cose che ho, a tutti noi piacciono, però non ci è stata data la possibilità di scegliere come ottenerle, ci è stato dato un unico modo, un unico sistema. E quindi un bel giorno pensai che bisognava fare qualche cosa. C'è una cosa che ha cambiato un po' la mia vita, è un detto indiano che dice che se tu pensi di essere così infinitamente piccolo per non cambiare le cose, non ti sei mai trovato a letto con una zanzara. Quella piccola, insidiosa, animaletto inutile che tu dici, ma io poi ho vissuto per anni in Africa e non solo la zanzara dava fastidio, dava anche altri problemi più gravi. E quindi creare un luogo che potesse servire come laboratorio del cambiamento, però senza scomodità. E quindi, con qualche altro incosciente, abbiamo trasformato un luogo abbandonato in qualche cosa che oggi è concreto, è esistente. E quindi è nato il Parco delle Energie Rinnovabili, che è un'iniziativa totalmente autofinanziata. Autofinanziata si fa per dire, perché ovviamente le amiche banche ci sono di mezzo, ahimè. Ma
ha una ricetta, come se avessimo fatto un calderone. In questa ricetta che cosa c'è? C'è efficienza energetica, prima di tutto, energie rinnovabili, uso consapevole delle risorse e alimentazione naturale. Quindi quei due primi problemi che abbiamo visto, di che cosa ha bisogno l'uomo, che sono in un luogo fisico, concreto. E quindi abbiamo creato questo posto per cercare di sperimentare che tutte queste cose meravigliose che sono scritte sui libri, perché poi ho cominciato a leggere tantissimo, perché io, non come Khan, a scuola non andavo spesso, no? E quindi ovviamente oggi sono un fruitore della Khan Academy, perché è una fonte eccezionale con una qualità di educazione straordinaria. E quindi ho cominciato a farmi una mia idea personale su come poter cambiare le cose. E quindi sono andato a vedere anche altri luoghi in giro per l'Europa di culture anche più avanzate, migliori, che hanno questa visione già da tempo, e vedere come l'avevano interpretato, il vivere un po' diversamente. E quindi abbiamo realizzato questo luogo, che è un centro di sperimentazione costante, dove cerchiamo di mettere in pratica tutta una serie di cose che possano decisamente andare in controtendenza rispetto a quello che facciamo oggi, però facendolo in una maniera che non sia solo una cosa nostra, non sia un'esibizione delle nostre capacità, ma sia un luogo dove non vogliamo insegnare le cose, vogliamo semplicemente testimoniarle, perché quello che abbiamo fatto al PER non è il dogma, non è l'unica maniera di ottenere questa cosa, è una delle tante strade possibili, e come tale noi vogliamo testimoniare questa cosa, incitando ciascuna persona a trovare il proprio stile e non imitarci, perché in questo è quello che noi abbiamo visto e che verifichiamo e che ogni giorno cerchiamo costantemente di migliorare, non rinunciando al comfort, perché cosa che è molto importante, è bisogna trovare un modo affinché questo tipo di messaggio non sia un messaggio che allontani le persone, ma sia un messaggio che accolga quante più persone possibile, che possano utilizzare questa struttura come ispirazione. Questa è la fase 1. Ma quindi che cosa succede? Noi ci siamo concentrati costantemente a risolvere, se vi ricordate la prima slide, i due problemi, il cibo e l'energia fisica. Quindi ci siamo cominciati a occupare prevalentemente, direi quasi monasticamente, a risolvere il problema energetico, tecnologico e agroalimentare, con tecniche, tecnologie e quant'altro, inchiudendosi in un mondo che erano le forme fisiche dell'energia. Ma in 3 anni che cosa è successo? Che tutte le persone che sono venute a visitare, passavano, amministratori, universitari, anziani, bambini, chiunque venisse, in realtà è stato una fonte di arricchimento nostro, inconsapevole, inatteso, perché in realtà noi ci eravamo concentrati fondamentalmente su quelle che erano le risoluzioni tecnologiche, cioè vogliamo fare qualche cosa di concreto, dare una risposta immediata. Beh, questo ha fatto sì che il PER ha cominciato a vivere di queste persone, cioè non è stato più un elemento tecnologico messo lì, ma un'entità vivente, e che si è completato con una relazione con gli esseri umani e con una grande reciproca energia che in realtà metteva l'uomo e la natura molto più in contatto di prima. Quindi abbiamo cominciato a pensare che se occorre una necessità di cambiamento, la realtà come al solito ci viene di ispirazione, perché le cose che accadono bisogna sempre guardarle per quello che sono realmente. La crisi economica globale, di cui si è ampiamente anche discusso, non è una crisi. Crisi significa qualche cosa che tornerà a essere come era prima. In realtà le cose non torneranno più a essere come prima. Quindi è un collasso, è un cambiamento radicale, è un'opportunità sicuramente. E quindi
Bisognava trovare il modo di utilizzare questa opportunità per far collaborare tutte queste entità che cominciavano a entrare in collegamento con noi in maniera costruttiva per migliorarci. Ed ecco qui che, come un mantra, si è cominciato a avere delle domande, a pensare a qualcosa che collegasse le persone alle persone, a pensare a qualcosa che riducesse l'esigenza del denaro, a pensare qualcosa che dia voce e opportunità alle nuove idee, perché vogliamo, ci interessa. Pensare a un progetto che cresce in maniera reale, magari con gli strumenti virtuali, che sono una ricchezza immensa, e pensare ad un benessere nel rispetto della natura. Quindi, alla fine si è delineata un'idea. Il Natural Life. Un'azione di cambiamento che mette insieme il parco delle energie rinnovabili, cioè un luogo fisico, con degli elementi che penso non hanno bisogno di essere ulteriormente discussi: democrazia partecipativa, economia condivisa, non violenza. Un progetto ambiziosissimo di mettere 50.000 persone insieme che con 50 euro diventano i nuovi proprietari del parco delle energie rinnovabili. Io non voglio esserne proprietario, assolutamente, voglio che tutti voi facciate parte di questo cambiamento. Quindi un luogo che sia a disposizione della collettività, non un'esibizione di bravura di poche persone. Quindi, ovviamente, qual è un grosso vantaggio? Che il PER non va creato, non dobbiamo inventarci qualche cosa. Il PER già esiste, abbiamo iniziato, è concreto, l'avete visto. Quindi si tratta di svilupparne ulteriormente tutte queste potenzialità. Facendo cosa? Eliminando il ricorso al credito bancario. Assolutamente un elemento molto importante. Premiare quindi i soci con un nuovo valore, che dia un valore differente a questi 50 euro che magari sembrano un po' così inutili a volte nelle nostre tasche. Quindi cercare che tutte le conoscenze e tutte le tecnologie che abbiamo tentato e sperimentato in realtà diventino saperi sostenibili a disposizione di tutti, in open source, liberi. Quindi non pensare ad un investimento che ci dia un reddito o una rendita, ma qualche cosa che dia dei diritti tangibili immediatamente con questi pochi soldi. Sembra impossibile, ve li voglio raccontare e elencare. Diventare proprietari del parco, reali, fisicamente. Avere una consulenza energetica gratuita dalle persone che lavorano all'interno, che non hanno nessun interesse a promuovervi e darvi delle informazioni differenti da quello che sono realmente. Sono lì perché le sperimentiamo. Fare parte del più grande gruppo d'acquisto di tecnologie energetiche del mondo, perché tutte le tecnologie che possiamo verificare al PER che funzionano possiamo immediatamente rendere a disposizione di tutti, quindi verificarle sul campo se hanno una ripercussione positiva sull'essere umano o sull'ambiente e poi poterle dare a disposizione di tutti. Far utilizzare e vivere, andare a toccare con mano quello che è il parco al prezzo di costo. Lo chiamiamo perfect price, è una cosa possibile, non ho il tempo di spiegarvela, ma vi invito a approfondirlo. In più ci sono tutti quei vantaggi, queste sono cose concrete che vi danno un vantaggio. Poi ci sono quelli intangibili, cioè quelli che in qualche maniera arricchiscono ancora di più la nostra interiorità. Quindi partecipare attivamente al progetto, non solo perché finanziamo. A volte noi finanziamo un progetto e ci sentiamo, abbiamo sostenuto una buona causa. No. Il finanziamento è relativo, noi ne facciamo parte e il motore siamo noi. Una risposta quindi alla logica del profitto globalizzato, non ci interessa il profitto. Un cammino che facciamo insieme verso un futuro più umano, perché ci occupiamo dei temi che tutti i giorni abbiamo davanti agli occhi. Una voce che tutte le persone insieme possono dare all'interno, quindi possono dare le loro idee, ma tutte queste persone insieme potrebbero avere una grande voce all'esterno. Sembra impossibile? No. Il progetto è già partito. Il 4 novembre 2011, 62, li chiamiamo pionieri, hanno costituito la cooperativa di consumo Natural Life, per intenderci un po' simile alla COP, ma con intenti completamente diversi. Una che
uno dei più grandi progetti di azionariato popolare mai tentati prima. Quindi 50.000 persone da raccogliere possibilmente, e più possibilmente, in giro per tutto il mondo, perché la nostra ricchezza, quello che a noi ci interessa è la diversità. Una gestione partecipativa dove esclude maggioranze nelle poche di panca, perché nessuno può possedere più di una quota. Questo fortunatamente già la legge cooperativa lo impone. Però che succede? Grazie alle tecnologie informatiche noi potremmo avere decisioni e un processo democratico che potrà essere immediatamente applicato e verificato senza giri di parole. Questo quindi, arrivare a dire che cosa? Dobbiamo arrivare a dire che l'energia umana probabilmente è la migliore soluzione che abbiamo. Non servono da trovare e ricercare un po' in giro. Noi sappiamo che l'essere umano è la macchina in assoluto più efficiente che almeno si conosce. 2900 calorie e va avanti 24 ore. Se la confrontiamo a una tecnologia che ha bisogno di essere ripensata, sicuramente con quella dell'auto, con 2900 calorie forse 5 km scarsi si possono fare. E quindi che cosa significa? Significa che ci sono delle urgenze tecnologiche che vanno risolte e trovate. Quindi se chiamassimo Leonardo da Vinci, lui inorridirebbe vedendo che un'auto spreca il 60% delle proprie energie per riscaldare e non per muoversi, e che oltretutto pesa 2 tonnellate per spostare un essere umano che pesa, bene che va, 80 kg di carne, ma forse non tanto cervello. Quindi, per orientare le tecnologie è necessario, è fondamentale attivare energie umane. Quindi cerchiamo di riflettere, di fare la differenza, di essere anche noi delle piccole zanzare, e quindi vogliamo assolutamente suscitare il piacere e il desiderio di un cambiamento, per far sì che per una volta questi 50 euro non sembreranno consumate, ma assolutamente tutte pronte da vivere. Grazie.